Era una sequenza interrotta un po' bruscamente, tratta da un famoso film prodotto dalla Walt Disney, Sirena a Manhattan. Diciamoci la verità, chi non ha sognato almeno una volta di incontrare una di quelle meravigliose creature acquatiche? Ma Ulisse si fece addirittura legare per non seguirle e Orfeo dovette combattere duramente con la sua coscienza per vincere il loro richiamo. Da cosa nasce questa paura? Perché tutte le leggende descrivono le sirene come figure piene di fascino, sì, ma pericolosissime. Sono mai esistite poi veramente queste sirene o sono solo il frutto della fantasia di grandi poeti come Omero? Qualcuno avanza una singolare teoria sulla origine delle sirene e anche sul loro modo così accattivante di attirare gli uomini nel profondo degli abissi. Ascoltiamo insieme questo canto misterioso e un po' inquietante. Mary Lau, scrittrice, musicologa, pianista, è l'autrice di questa singolare colonna sonora. Le sirene sono da sempre la sua passione, al punto che ha dedicato loro un libro intero, Le sirene da Omero ai pompieri, che è una vera e propria opera omnia. Ecco, signora Lau, io vorrei partire innanzitutto da questa colonna sonora insolita. Ecco, cosa ha in comune con il canto dolcissimo delle sirene, almeno così come ce lo tramandano le leggende? Quello della polizia che si sente alla fine. È la stessa parola, in fondo, in tutte le lingue del mondo c'è la stessa parola per definire la sirena omerica e quella della polizia, dell'ambulanza, dei pompieri. Ecco, quindi a lei quindi questo è la stessa, io credo che è la stessa manifestazione possibile delle sirene. Oggi si manifestano in questo modo, non possono manifestarsi come facevano con Ulisse o con Platone o con i grandi del passato. Oggi abbiamo la sirena di furto, oppure la sirena che scatta da sola durante un bombardamento. Ecco, queste sarebbero le sirene moderne, a suo giudizio. Ecco, ma torniamo agli inizi, come lei giustamente aveva fatto. Cioè, come nasce questo mito delle sirene? Cioè, è vero che nelle prime versioni, per esempio, le sirene erano ritratte come donne uccello? Donne uccello, quelle omeriche sono donne uccello. Certo, lui non le descriveva perché era come descrivere oggi, non so, un cane. Tutti lo conoscevano, allora è inutile dire a quattro zampe o alle ali. In quel campo. E quindi era notissimo che le sirene erano donne alate, questo danno testimonianza i vasi attici dove si vede Ulisse legato e questi uccelli, due o tre, che sono le uccelli. E come si è arrivati, diciamo così, dalle penne alle pinne? Alle pinne, esattamente, io credo per un errore anche del copista. Nei manoscritti c'erano molti errori quando si trattava di animali favolosi o di mostri. Allora il copista scriveva traduceva da un manoscritto all'altro, copiava, e probabilmente anche in spagnolo si dice dalla ala alla aleta. Quindi, ecco, ma a suo giudizio cosa si nasconde dietro questo mito? Cioè, perché è nata la leggenda delle sirene? A cosa risponde? E alle nostre paure, la paura del mare e allo stesso tempo attrazione, la paura del salto nel buio, del salto nell'elemento liquido, che in fondo siamo nati nell'elemento liquido, ci siamo formati, l'embrione è un pesce. Quindi anche questo in parte a suo giudizio può giustificare la paura che è legata al fascino, no? Ecco, quindi tornando ad Ulisse, il fatto che Ulisse si fosse fatto legare, cioè, c'è sempre questa no, iconografia tradizionale, le leggende descrivono appunto le sirene come figure piene di fascino, ma poi pericolose. Bivalente, e come tutti i grandi eventi della vita sono bivalenti. C'è la parte
attrattiva, c'è la parte anche, bisogna pagare un prezzo per queste cose talmente sublimi, no? E secondo i greci si pagava con la vita, però erano sicuri allo stesso tempo che le sirene davano l'immortalità, perché le sirene era il dono delle sirene, l'immortalità e l'ozio. Ecco, ma perché le sirene nell'iconografia spesso vengono ritratte con lo specchio e il pettine? Lo specchio è un guardarsi, è un scandagliare, approfondire, speculare anche, nel senso, è anche bivalente anche quello, è la falsità, perché viene presa, ripresa la realtà rovesciata, la destra diventa sinistra e viceversa. Ecco. E il pettine, perché c'è il lato animale della sirena, il lato sessuale direi, perché le sirene si sono caricate di una sessualità che non avevano, che è convogliare l'irsuto, il pelo dell'animale, renderlo gentile con il pettine. È molto interessante scoprire tutte queste cose, almeno per me. Io ecco, vorrei tentare di passare dal mito alla realtà, cioè mi ricordo un episodio della cronaca della fine dell'Ottocento. Sì. Il circo Barnum, dopo lo spettacolo, invitava il pubblico a entrare in un carrozzone per vedere una vera sirena, così era scritto sui biglietti, ovviamente in cambio di una discreta somma. Ecco, ma allora esistono veramente le sirene oppure era una volgare truffa quella del circo Barnum? Era un trucco, sì, con della gomma, no? Penso che non talmente bello come quello che abbiamo visto di Splash, polietilene, non so. Quindi era una volgare truffa. Una in che cosa consisteva truffa. Questa truffa? Era una donna dentro una vasca di vetro, piuttosto grassa, con qualche pinna, che gliela mettevano attaccata con la colla, le squame del pesce addirittura, quindi chi toccava sentiva anche, certo, delle squame. Comunque, se volessimo tentare una spiegazione scientifica, sicuramente la strada da seguire è quella che vede le sirene come dirette discendenti dei lamantini, che sono dei mammiferi di grandi proporzioni. Ecco, secondo una scienziata americana, Ellen Morgan, esistono delle affinità tra le femmine dei lamantini e la donna. E questo perché? La Morgan sostiene che le uniche femmine del regno animale ad avere le mammelle e ad allattare i figli, tenendoli per le pinne, tra le pinne, proprio come una donna, sono loro, appunto le femmine dei lamantini. La Morgan sostiene anche che originariamente questi animali vivevano sulla terra, abbracciati agli alberi, e che una crisi ecologica, equivalente a quella che è stata il Pliocene per noi, li ha costretti a trasferirsi nell'acqua. Anziché restare nell'acqua per 10 milioni di anni e poi uscire, dice sempre la Morgan, questa creatura rimase nell'acqua appunto per sempre e diventò pesante e torbida. Perdette gli arti inferiori, quasi tutte le caratteristiche della faccia, diventando un vero e proprio malloppo di ciccia lungo 1,80 m. Ecco, signora Lau, di fronte a quelle immagini si resta forse un po' delusi, sì. Ma ci sono veramente, a suo giudizio, queste affinità tra, cioè quali affinità restano fra questo animale e le mitiche sirene? Non credo, credo che prima venga l'immaginazione dopo la realtà, che prima sogniamo animali tipo centauro, sirene, anfisbene, e dopo le vediamo nella realtà e cerchiamo di adattare il nostro pensiero. I bambini sognano di animali inesistenti. Non credo, con tutta la simpatia per questi bestioni deliziosi, non credo che possano aver ispirato il mito delle incantatrici del mare. Ma purtroppo spesso la scienza non corrisponde a quello che vorremmo fosse la realtà. Però c'è un aneddoto molto simpatico al riguardo. Nel 500 sembra che i mari erano infestati di sirene, ma delle altre, quelle vere, quelle sirene delle quali parlo io, e che i marinai spagnoli erano tenuti a dichiarare davanti a un giudice, a giurare davanti a un giudice che nel qualora avessero trovato delle sirene nella loro rotta non ne avrebbero sedotte, ecco, non si sarebbero lasciati sedurre, non avrebbero intavolato commerci carnali con le... Anche questa è un'altra informazione. Quindi bene, lasciamo per adesso sospeso il discorso, anche perché se mi interessa, mi incuriosisce anche sapere cosa ne pensano i telespettatori. Sì. E delle sirene, fra l'altro, lo abbiamo appena detto, non si sono occupati scrittori e scrittrici come Mary Lau, pittori, molti musicisti, ma ecco, le sirene sono state cantate da Monteverdi, da Wagner, da Debussy e anche da autori forse meno prestigiosi che hanno citato le sirene in tanghi, cha-cha-cha, polche, serenate.
E a questa regina del canto, dunque, è doveroso offrire un piccolo omaggio musicale. È una sorpresa con cui chiudiamo momentaneamente questa pagina. Ecco, un piccolo omaggio musicale che renda onore alle sirene. E quindi per farlo abbiamo invitato l'ospite giusto, per un compito anche difficile. Anche lei, anche l'ospite che adesso vi presento, ha una grande passione per le sirene. È Simona Marchini, che è arrivata a trovarci insieme ai Charm. Poi scopriremo meglio chi sono questi Charm. Ecco, adesso dedicherà una canzone a queste sirene, però prima voglio fare a Simona e ai suoi amici una domanda. Secondo voi che cosa sono queste sirene? Mi pare che abbiamo chiarito tanto le cose finora. No, guardi, mi sa che è una balena la sirena. Oh, la sirena Ilo! È bionda! È pigra! La sirena ombrosa però sa il fatto suo. Ma la sirena di San Francisco è scema. La sirena d'Haiti non è bianca come la neve. No, no, sono più bianche quelle del Cile. Ma la sirena del laghetto... La sirena del laghetto ha incatato i marinai. E le navi sono ferme tutto il giorno ad aspettare. Oh yeah! Il nostro uomo poveretto non sa proprio come fa. Con la gente che ha deciso di passare a piedi il mare. Far tornare i marinari, il capo cosa fa? Manda loro ninnoletti, campanelli, zuffoletti, ma non c'è niente da fa. La sirena del laghetto ha incatato i marinai e le navi sono ferme tutto il giorno ad aspettare. Le navi sono ferme, sì, tutto il giorno. Devo dire, una chicca, una vera e propria chicca. Non te l'aspettavi. No, no, ma io adesso però vorrei scoprire dietro questa sigla misteriosa dei Charm che si nasconde. Presentaci i tuoi... I Charm sono Silvana De Santis e Gianfranco Mari. Invece questo fanciullo è un... Alla faccia del fanciullo. No, no, ma è già un maestro, guarda, rodatissimo, lui dirige le opere, è un pianista, bravo. È un concerto da me alla Nuova Pesa lunedì 16. Beh, allora tanti auguri. La sera, tra una partita e l'altra. Tra una partita di mondiale e l'altra. Beh, adesso una domanda... I Charm sono loro. Ecco, i Charm sono loro. Ma voi, in confidenza, ci credete o no a queste sirene? Io sì, non ho dubbi. E torniamo alla pagina di copertina con queste affascinanti immagini tratte da un famoso film prodotto dalla Walt Disney, Sirena a Manhattan. Sì, perché proprio a questa figura tra mitica, direi, ormai l'abbiamo quasi accertato, è dedicata la nostra pagina di copertina e lei, la nostra protagonista. Ne abbiamo parlato e adesso torneremo a parlarne per rispondere alle tantissime domande dei telespettatori con una scrittrice, musicologa, pianista, che è autrice di una vera e propria opera omnia dedicata alla sirena. E il titolo infatti è Le sirene da Omero ai pompieri. Autrice di questa opera omnia è la signora Mary Lau. Accanto a lei ci hanno raggiunto nel nostro tavolo Simona Marchini e i Charm, che adesso conosceremo anche meglio. E infatti Simona già si è appropriata della nostra sirena. Ecco, ma da che cosa nasce il tuo interesse verso questa figura? Ma intanto tutto ciò che è mitico mi affascina enormemente.
La sirena poi è un mito proprio fondamentale, archetipico, come dire, proprio una cosa che ci appartiene dentro. Infatti, tra l'altro, direi che a giudicare dalle domande dei telespettatori, dall'interesse dei telespettatori, molti sono d'accordo con te. E passiamo alle domande, così sentiamo cosa ne pensano i nostri telespettatori. Abbiamo scelto per prima la domanda della signora Luisa, che ha 47 anni e chiama da Milano, e chiede a Mary Lau, nella pelle di Malaparte c'è una sirena apparente che però sembra un pesce, quindi sembra che esista veramente la sirena, anche oggi. È una sirena bambina che mettono su un vassoio d'argento per mangiare ai vincitori dell'ultima guerra mondiale. Cioè, ci sono gli alleati e c'è questa sirena bambina servita con la maionese su un vassoio. Allora, Malaparte, trovo profondissimo questo, che non ha captato la Cavani nel suo film, e non permette che si mangi questa sirena, perché quando i vincitori mangiano gli dèi dei vinti, sono perduti. Ha visto come sono preparati i nostri telespettatori? E allora là seppelliscono. È molto interessante questo. E in questo caso invece il signor Riccardo, 45 anni, che chiama da Torino, le chiede dove sono state trovate le prime tracce delle sirene. E poi una domanda molto, almeno interessa anche a me. È mai esistita la sirena uomo? Sì. Allora, le prime tracce nel IX secolo prima di Cristo nei vasi micenei. Ci sono le sirene alate, logicamente. E dopo c'è una lampada romana del II secolo dove si vede la prima sirena pesce, cosiddetta celtica, invece già romana, già mediterranea, no? E poi le sirene uomo, sì, si chiamano tritoni e sono molto viver. Ecco, e mentre la regia ci ripropone queste fantastiche, come sempre, tra l'altro, immagini elaborate dal nostro videografico Mario Convertino, andiamo avanti con le domande dei nostri telespettatori. In questo caso è una telespettatrice che si autodefinisce nonna, ha 70 anni, si chiama Alda e chiama da Catania, la quale le chiede un consiglio. Fa bene a credere alle sirene e a raccontare alle nipotine che le sirene esistono? Fa benissimo, come fanno tutte le nonne greche oggi, raccontano ai nipotini di guardarsi bene della Gorgona, che è l'ultima sirena rimasta sopravvissuta da Alessandro Magno. E quando la Gorgona domanda, è vero che è morto Alessandro Magno? Bisogna dirgli no, non è vero, vive ancora, perché altrimenti fa scatenare le tempeste e si va sotto l'acqua. I marinai mangiavano le sirene, si chiede il signor Mario da Roma? No, facevano altre cose. Ecco, invece a che età risalgono le sirene? Si chiede Pamela insieme ad Alessio, sempre da Roma. Ah, beh, no, questa è la domanda, si potrebbe rispondere, come abbiamo detto, dei vasi greci, no? Del IX secolo, sì. Ecco, quindi diciamo che già in parte abbiamo risposto. Sì. Ecco, il signor Renato Esposito da Capri, sono veramente tante, cerco di selezionarle al volo. Dietro al mito delle sirene non c'è forse la realtà di una donna che fagocita, cioè una donna che appunto attrae, ecco quello che dicevamo un po' all'inizio, risucchia. E risucchia nel profondo degli abissi. È vero, c'è il mito che Jung chiama della donna oscura, la donna che risucchia l'uomo nel mezzo del quale la... come si può dire, la partorito, lo risucchia nella stessa, che è sempre l'elemento liquido. Cristina De Buffoni, sono una domanda che mi stimola parecchio. Perché, in effetti non gliel'avevo chiesto io, perché a queste creature si attribuisce sempre un canto che abbiamo tentato di ricostruire all'inizio, ma che poi non so se è esattamente quello giusto, quello vero. Ma comunque perché? Perché non c'è magia che si faccia senza il canto. Il canto è incantesimo, si incanta attraverso il canto. È rimasto nella parola questa testimonianza importantissima. Tommaso De Benedetti, 17 anni, da Roma. Come mai la sirena vive nella cultura occidentale e non in quella orientale? Altra domanda interessante. Sì, perché sono mediterranee le sirene, bisogna mettersi l'anima in pace. Sono nate qua, nate in terra italiana, come italica, diciamo, come ha detto bene Omero. E quindi se in Oriente c'è qualche donna pesce, si deve all'influenza di Occidente. Ecco, molti telespettatori invece, Simona, vogliono sapere quel canto fantastico che abbiamo ascoltato da voi, invece, cioè come nasce, è stata una vostra idea oppure no? Penso Dunque, che sia... Sì, tutto è nato da Mary Lau, per la verità. Lei ha presentato il libro nella mia galleria, però non aveva voglia di fare una presentazione tradizionale, noiosa, tutti seduti a un tavolo così. E allora devo dire, soprattutto per merito di Silvana, ci siamo messi lì così spulciando qualche piccola cosa, tirando fuori qualche idea dal suo libro, abbiamo messo insieme una cosina che durava quasi mezz'ora,
insomma, un piccolo spettacolo sulle sirene, un po' così surreale, delirante. Che adesso, fra l'altro, continuerà, mi pare, o no? Ma non so, adesso ci penseremo. Loro invece fanno altro. E cioè? Comunque noi, ecco, ti voglio dire, a parte le canzoncine buffe, poi abbiamo messo dentro anche l'ultima cosa, era una cosa dall'Oberon di Weber, quindi così noi molto... Quindi è una cosa molto seria. Molto garbati, molto seri. Loro invece hanno preparato un altro spettacolo che... di cui ti parleranno loro meglio sì, di me. Si chiama Charm, l'abbiamo fatto quest'inverno, e, cantato, tutto cantato, l'abbiamo scritto, interpretato, ce lo cantiamo, ce lo sogniamo, ce lo balliamo. E lo potremo andare a vedere dove? Sì, il 7 e l'8 giugno a Frascati, al Borgo. Al Borgo in una terrazza. Bene, non mancherò. Sì. Al Borgo di Frascati. Ecco, vorrei rispondere ad un'ultima domanda della telespettatrice Ornella Fontana, che chiama da Bergamo, la quale dice: credere alle sirene è sinonimo di infantilismo. Io non credo, tutto sommato, vero? Ecco. Vi ringrazio veramente per averci dato questo contributo sostanzioso di informazione e vi invito a lasciarci una traccia del vostro passaggio, un'abitudine di Italia Sera. Vi aspetta Giulia accanto al tabellone dell'Italia stilizzata. E io ricordo invece ai telespettatori che da domani Italia Sera seguirà una nuova interessante spedizione scientifica. Dal porto di Trapani partirà una nave oceanografica, forse la vedremo dalle immagini, si chiama la Bannock. A bordo un gruppo di ricercatori del CNR. L'obiettivo è di fare un check-up del Mediterraneo, verificare cioè lo stato di salute del nostro mare. È vero che rischia di morire per l'inquinamento o potremo fare bagni tranquilli quest'estate? Troveremo forse un'altra sirena? Bene, ne sapremo di più seguendo i reportage che i nostri inviati ci spediranno via elicottero direttamente dalla nave. Quindi appuntamento a domani. E fino a domani, altra abitudine di Italia Sera, riflettiamo insieme su questa massima. È meglio non giurare per la vita su cose viste appena di sfuggita. Grazie dell'attenzione e arrivederci a domani.